considerazione, diciamo, di base, a prescindere da via Santa Lucia in particolare, ma in generale, che le strade di Imperia sono state dimensionate 30-40 anni fa e il traffico veicolare è, non dico raddoppiato, ma decuplicato nel frattempo, mentre le strade sono rimaste sempre quelle che sono. Non c'è possibilità di fare percorsi alternativi, perché la città ormai è costruita, non è che possiamo pensare di demolire i palazzi per allargare le strade, quindi la soluzione, diciamo, teorica, che deriva anche da studi scientifici, non solo da quello che penso io, in casi del genere è fare sensi unici. Questo è un concetto generale, poi adesso scendiamo qua nel particolare. Quindi qui cosa si è fatto? Si è fatto la prosecuzione di Domizoni e il senso unico qua sopra, perché per mettere ordine nella strada, perché prima, secondo me, con doppio senso, i parcheggi, le macchine, eccetera, c'era una situazione di disordine. Io in questa strada ci sono sempre passato, per tanti anni e l'ho sempre visto in un certo modo. Questo è l'amministrazione, comunque, ha recepito diciamo il vostro disagio, le vostre problematiche, ha terminato la progettazione della bretella che accorcerebbe il percorso. Ora, sinceramente, io penso che una volta costruita questa bretella, che non credo che ci vogliano per degli anni, ma pochi mesi, penso che la problematica, che io capisco, di fare un giro lungo si risolva. A quel punto lì mi chiedo, è sufficiente, nel senso, con la bretella e l'assenso unico i residenti sono soddisfatti, oppure c'è qualche problema anche con la bretella? No, nel senso che noi con la bretella Scusate, è in via sperimentale, abbiamo fatto una sperimentazione. Qual è il risultato? Che posso dire quello che penso io? Ognuno qua è libero di dire e di pensare. Io penso che la via è diventata più ordinata, più sicura e più trasparente. Penso che il percorso, penso che il percorso più lungo, su questo nessuno discute, penso che con la bretella il problema del percorso si risolva. A questo punto credo che la soluzione sia definita e credo che tutti possano essere soddisfatti. Sbaglio? Quanti mesi ci vuole? Con la bretella finita. Quanti mesi? È più ordinata, ma pensato è commerciale. Io ne faccio parte e comunque ho perso molti clienti. Però una padolina, un qualcosa a venirci a dire qualcosa. C'è stata mancanza di comunicazione, chiedo scusa, non c'è stata comunicazione, perché non sapevamo la comunicazione la stiamo creando adesso, stiamo cercando di sopperire a questa carenza di comunicazione, perché a fare il giro ai clienti purtroppo, scusate se mi intrometto, la gente non ce la vuole di fare così, è una cosa pericolosa. Adesso con la